siamo qui con Maria Chiara Carrozza della Scuola Superiore Sant'Anna, qui a Budapest Perfetta 2011. Dottoressa Carrozza, quali sono i contributi della Scuola Superiore Sant'Anna qui a FET? Beh, sono molti e molteplici, nel senso che abbiamo diversi sistemi robotici oggetto di progetti FET che sono in corso di esibizione e alcuni dottorandi coinvolti, per esempio nel progetto Octopus, dove ci sono sia docenti ma soprattutto giovani perfezionandi coinvolti nel progetto che fanno vedere i prototipi e mostrano i prototipi. Poi abbiamo il progetto Lampetra con addirittura una vasca dove nuota uno dei nostri robot, poi c'è il progetto Clones dove mostriamo le nostre interfacce neurali, quindi abbiamo un coinvolgimento a tutti i livelli, perché poi nelle sessioni abbiamo organizzato una sessione dedicata alla flagship che noi coordiniamo, che è un progetto di larghissima intesa europeo volto a sviluppare quello che si chiama Robot Companion, quindi un progetto che avrà un arco temporale di 10 anni. Stiamo concorrendo per il finanziamento insieme a altri 5 progetti europei e quindi noi eravamo qui anche per sostenere questa iniziativa internazionale della scuola. E poi abbiamo anche delle presentazioni più scientifiche sul nostro lavoro, quindi siamo a tutto campo. Tornando al progetto Robocom che ha citato prima, quali sono i dipartimenti del Sant'Anna ovviamente coinvolti in questo progetto? Allora abbiamo 6 istituti tematici, uno di questi è l'Istituto di Biorobotica che è concentrato sui temi della robotica biomedica, micro e nanorobotica e nel campo dell'ingegneria biomedica, dello sviluppo di robotica di robot umanoide e in questo caso si occupa del coordinamento della flagship che si chiama appunto Robocom e sono coinvolti sia il professor Dario come coordinatore che anche altri docenti e postdoc che fanno parte del team di coordinamento. E uno dei punti chiave del progetto, abbiamo visto anche in questi giorni seguendo le presentazioni, è proprio l'embodiment. Sì. Che cosa significa? Il concetto fondamentale è quello di studiare il rapporto fra la mente e il corpo, come emerge l'intelligenza dal corpo e come anche l'intelligenza, che è la proprietà che noi vediamo nel comportamento di un sistema, emerge dalle proprietà anche del corpo, delle articolazioni, dei materiali, e questa combinazione fra mente e corpo che poi produce questi comportamenti che noi giudichiamo intelligenti. Abbiamo visto che sono ben 2 gli istituti italiani presenti coinvolti in questo progetto, c'è il Sant'Anna che ha la coordinazione del progetto e poi c'è anche l'Istituto Italiano di Tecnologia. I partner sono molti e interagiscono a vari livelli, ci sono alcune istituzioni che sono più coinvolte, altre meno. L'avamposto è costituito da una serie di università che comprendono l'Università di Barcellona o francesi, istituzioni francesi, inglesi, Sheffield per esempio, però ci sono 2 istituzioni italiane che stanno spingendo per questa flagship, una è l'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna e l'altra è l'Istituto Italiano di Tecnologia che ha sede a Genova e abbiamo un'alleanza per condurre questo progetto ed è molto importante per il nostro paese perché è l'unica flagship con coordinamento italiano. Tra l'altro abbiamo visto qui a c'è una fortissima presenza di italiani nella robotica, come mai questa eccellenza italiana? FET coinvolge varie discipline che riguardano dalla biochimica, nanotecnologia, nanoscienze, computer science, quindi abbraccia vari campi del sapere e ci sono molte istituzioni italiane coinvolte, il CNR, altre università che sono coinvolte non solo nella robotica ma anche in altri settori. Io credo che FET sia un'ottima occasione per lavorare a ricerche interdisciplinari e anche per lavorare a ricerche di frontiera e chiaramente i ricercatori italiani cercano anche opportunità di finanziamento perché in questo momento in Italia non ci sono molti spazi. Quindi è un'ottima opportunità anche per il nostro paese.
Sì, io credo che noi dovremmo avere un programma nazionale che ci sostiene anche in questo e dovremmo avere anche più opportunità del nostro paese. È chiaro che molti italiani sono qui presenti perché chiaramente cercano, questo è un programma di ricerca che sostiene la ricerca e quindi cercano giustamente di inserirsi a vari livelli nei programmi.